Maurizio Fatigoni, un impegno importante in un giorno così importante, parlando di legalità e di temi che riguardano questo territorio. La data non è stata scelta a caso. Oggi ricorre la festa della liberazione e io penso che non esista libertà senza legalità e legalità senza libertà. Io penso sono due valori della stessa medaglia. Ho voluto intanto principalmente esaltare questi valori nobili per la quale nostri molti patrioti hanno versato sangue, ma più che altro voglio applicare la legalità a un nuovo modo di amministrare, non solo parlando della macro o della microcriminalità, ma anche come dire, quelle regole necessarie che uno trasgredisce sicuramente scivola nella legalità. Quello che dovrebbe fare una buona amministrazione per far rispettare le regole nell'ambito della comunità. Personaggi importanti come interlocutori quest'oggi, segno che Maurizio Fatigoni ha chiamato e subito hanno risposto presente. Sì, devo dire grazie, li ringrazierò appena inizierà la manifestazione. Sono due magistrati di alto profilo, credono nella manifestazione, negli argomenti, credono nell'impegno politico quando è proiettato su qualche cosa di serio, di importante, credono anche loro, essendo come dire, ospiti della nostra comunità, turisti della nostra comunità, credono fortissimamente in un comune sicuramente più moderno e più sicuro. Non è il primo impegno per te sul territorio, ma oggi focalizzi su questi due argomenti che sono importanti. Perché partire da questi argomenti? Perché, come dire, da amministratore un po' navigato, devo dire che spesso noi ci lamentiamo perché le regole vengono calpestate. Ecco, noi, mio impegno, ma ci dobbiamo impegnare tutti affinché le regole vengano rispettate da tutti i cittadini, perché così, soltanto così possiamo sentirci più sicuri. Io ovviamente do un buongiorno a tutti, vi chiedo scusa se ho sacrificato parte della giornata in questo giorno festivo, ma ritengo che gli argomenti che tratteremo sono di un'importanza tale che un pizzico di attenzione lo possiamo dare. I convegni a che cosa servono? Servono più che altro ad approfondire alcune tematiche che poi spiegheremo, ma guardate, lo dico con molta onestà, servono anche ad emozionare chi poi ha la possibilità di incontrare delle persone che magari per un lungo tempo per questioni lavorative, professionali, insomma si è distaccato, e poi i convegni danno questa formula magica di rivedersi. E iniziamo, come dico, questa emozione per me non è che un grande piacere. Io non sono il proprietario di casa, sono un ospite. Il proprietario di casa è il preside Amato Polidoro, che qui in prima fila, che è dovuto essere presente. E sebbene non sia il proprietario di casa, ovviamente tocca a me dare i valori di casa. So in ottima compagnia, con dei relatori eccezionali. Sto con il dottor, alla mia destra, il dottor Fuggilo, presidente del Tribunale di Arezzano, alla mia sinistra il dottor Gallo, presidente medico della Corte d'Appello di Napoli, il dottor Pimpinella, presidente dell'Associazione del Pagamento Monete Elettroniche, che interverrà anche, però insomma in maniera un po' utile a restare sullo scranno, ma è una persona prestigiosa, che è il dottor Ronchi, onorevole vicepresidente ex vicepresidente della Regione Campania, che darà il suo contributo e il suo saluto alla manifestazione. Non è stato scelto a caso, né la location e né la data. La location perché ritengo che un argomento così importante come quello della legalità e della libertà necessariamente ha bisogno di una sede istituzionale. Io penso che se avessimo fatto questa manifestazione in un locale qualsiasi, tipo bar, ristoranti, come purtroppo si usa in campagna elettorale, io penso che non avremmo dato la giusta importanza ad argomenti così, come dire, molto sentiti. E lo stesso, siccome ho molto rispetto per queste due parole, per questi due principi, come avete potuto vedere, nelle locandine, nei manifesti, non ci sono riportati simboli di partito. Perché c'è grande rispetto per questi, voglio dire, argomenti, e quindi vanno prioritariamente messi in discussione, messi all'esame di tutti
appunto la libertà, la legalità, e poi faremo la campagna elettorale. In ogni caso, chi vi parla farà un approfondimento più che altro di carattere politico su questi argomenti, senza dimenticare che io, insomma, sono in compagnia di due guardiani della legalità, nel senso che per il ruolo prestigioso che chi sta avendo e chi ha avuto, se effettivamente sono stati sempre baluardi a difesa della legalità, e quindi come dire, stiamo in ottima compagnia per iniziare questo convegno. Io quello che posso dire in apertura è che il 25 aprile è una data storica per il nostro territorio italiano. Si festeggia la liberazione al territorio nazionale dal nazifascismo. In effetti l'Italia è occupata dai nazisti, insomma, con l'insurrezione dei partigiani, appunto, poi si è arrivata a questo grande appuntamento. Un appuntamento che ovviamente è stato poi ricordato nel 1946 con il regio decreto del principe Umberto II su proposta di Alcide De Gasperi e istituzionalizzato come festa nazionale nel 1949. È un primo passo per, voglio dire, una Italia più libera, più democratica, che insomma più europea, più forte anche nell'ambito internazionale, perché poi nel 1946 stesso ci fu il referendum fra la scelta tra la monarchia e la repubblica, sapete tutti come andrà a finire, ma un altro appuntamento ancora più importante subito dopo è venuto con l'approvazione della Costituzione, che poi insomma sono state sancite le regole per la convivenza del nostro territorio nazionale. Una Costituzione che, malgrado datata, penso che sia sempre attuale, ci sono delle riforme in atto, ovviamente fanno sempre bene, perché come dire, gli ammodernamenti anche nelle regole istituzionali, se sono adeguate, se rappresentano effettivamente le esigenze delle persone e delle istituzioni, voglio dire, ben vengano. Detto questo, ribadisco il ringraziamento al proprietario di casa, il preside Renato Polidoro, dirigente scolastico, e vorrei dare la parola al dottor Ronchi, perché è venuto a Napoli a portare il suo saluto, e oltretutto c'è un'esigenza, come dire, di carattere elettorale politico lì a Napoli, ed è venuto proprio per l'amicizia e l'affetto che ci lega. Una presentazione brevissima. Il dottor Ronchi è uno di quelli che vive sul territorio, non è strano, prego Salvatore, non è strano questa realtà, come d'altronde i due magistrati che sono al mio fianco, lui ha casa qui a Vinturno, e nell'ambito del suo ruolo prestigioso, perché è stato segretario generale della Regione Lazio, ha lasciato un segno tangibile dell'attaccamento a questo territorio. Se il bascimento della Riviera dei Nanni è possibile, guardate, lo dobbiamo soltanto al dottor Salvatore Ronchi, quando circa 4 anni fa incontrammo gli operatori di quella realtà, si prese l'impegno, voglio dire, di un finanziamento per il bascimento di quella zona, insomma, un po' depressa. Ecco, questo finanziamento non solo ha avuto la luce, per la fortuna, che fosse investito nel nostro territorio. Caro Salvatore, la gara c'è stata, è stata aggiudicata, poi per una questione, voglio dire, di carattere di legalità burocratica è stata saltata, adesso sembra i fondi furono smistati ad altre situazioni, adesso sono ritornati. In ogni caso è stato un sopralluogo ultimo dove il contratto è stato firmato e i lavori dovrebbero iniziare dopo l'estate. Quindi diciamo che per l'estate 2017 anche la linea di Dante avrà un abito presentabile. Salvatore Ronchi, come dire, non si è limitato solo a questo. Salvatore Ronchi alla comunità di Buffo, insomma, c'è qualche rappresentante della comunità di Buffo qui in mezzo, lo sa perfettamente. La sensibilità che ha avuto quando il padre Antonio, come dire, strano a dirsi, lanciò una preghiera non al nostro Signore, ma a Salvatore Ronchi, disse: guarda, noi ci abbiamo questa chiesa messa male, dai possibilità ai fedeli della comunità di UFO di venire a pregare, vuol dire, una questione non solo di sicurezza ma anche dal punto di vista del devoto e di origine. Ecco, anche sotto
questo aspetto c'è stato un finanziamento da parte della Regione Lazio grazie a Salvatore Rubi, i lavori sono stati fatti e adesso diciamo che i rappresentanti UFO possono godersi questa struttura modernata, rimodernata, ristrutturata e quindi, come vedete, la politica del fare ci appartiene. Detto questo, accogliamo con un caloroso applauso il dottor Rubi. Grazie, buongiorno a tutti voi. Stare qui stamattina è perché evidentemente si sente il bisogno di incontrarsi, di sostenere l'amico Maurizio e di affrontare proprio nella giornata di oggi un tema essenziale, perché se è vero che il 25 aprile viene ricordato come il giorno della liberazione, dobbiamo anche dirci che però la vera libertà in questo paese non l'abbiamo ancora conquistata. Perché la vera libertà significa l'attuazione, l'applicazione del rispetto della Carta Costituzionale. Significa il rispetto dei diritti dei pensionati, dei giovani, dei cittadini. Ma quando comincia a mancare il lavoro, quando comincia a mancare il sogno del futuro, quando continuiamo a vedere i nostri giovani cercare future e fortuna in altri luoghi, manca la democrazia, manca la libertà. Io sto qui perché Maurizio Patrigoni rappresenta per me il principio fondamentale del buon governo. Se io, nella mia qualità di segretario generale della Regione Lazio, ho fatto degli interventi sul mio intorno è solo perché e non era sindaco e non c'era campagna elettorale, solo perché Maurizio Patrigoni, che ama la sua città, me l'ha chiesto, me l'ha supplicato, tutti i giorni mi veniva a trovare affinché la Regione intervenisse in maniera concreta, se non per una piccola azione dell'area, ma per questioni che riguardavano gli interessi generali. Lì io ho apprezzato l'uomo Patrigoni, perché guardate, prima ancora di essere politico, prima ancora di essere magistrati, bisogna essere uomini che hanno un valore che è fondamentale ed essenziale, quello dell'etica, perché se c'è il valore dell'etica, allora c'è la buona amministrazione, se la buona amministrazione non c'è. Questo qui anche perché l'amico presidente Gallo, che è della mia città ed è stato presidente della Corte d'Appello di Napoli, quale ho apprezzato, le lunghe battaglie fatte a favore della giustizia. E vedete, io mi soffermerò poco, però resterò ad ascoltare qualcosa perché poi ho un altro intervento da fare nella mia città, che ahimè, oltre ad essere impegnato in campagna elettorale, continua ad essere vittima di quella che è la malpianta della criminalità. E guardate, vedi Maurizio, 25 aprile, con te, manifestazione. Queste cose mi ricordano un po' il famoso trittico farina, forca e festa. Perché non è con i cortei che si sconfigge la criminalità. In questo momento, il 25 aprile napoletano, lo si fa attraverso un corteo a quale parteciperanno i partigiani di credo il 25 aprile, i magistrati, parteciperanno alla politica per andare nel quartiere della sanità, che tutti voi è noto per i due omicidi di due giorni fa. Ma veramente pensiamo che con un corteo si mette paura alla camorra? Ma veramente pensiamo che schierare le forze dell'ordine in un corteo possa servire a fermare la criminalità? O magari ricordare invece, e la mia larga da napoletano, che c'è stata la mancanza dello Stato. Perché se oggi il criminale napoletano a 18 anni, a 19 anni, a 20 anni, non risulta 20 anni, il motivo c'è. E il motivo non viene riportato dalla stampa. Il motivo è che la magistratura napoletana in questi anni, insieme ai carabinieri, insieme alle forze dell'ordine, ha fatto un durissimo lavoro, ha messo in galera centinaia e centinaia di napoletani tagliando le teste ai crani. Il problema è stato che nel momento in cui la polizia arrestava, nel momento in cui la magistratura li condannava, non c'era chi sul territorio, cioè la politica, assicurasse un futuro ai giovani. E allora oggi il criminale napoletano ha 17 anni, armato di pistola, criminale,
è diventato un soggetto che non può più essere salvato, ma è solo colpa sua, o è stata colpa anche di uno Stato che non ha garantito l'intervento sociale? Perché insieme alla repressione è necessario anche l'intervento sociale, perché se non c'è l'intervento sociale la sola repressione non basta. Infatti le generazioni di quarantenni e cinquantenni stanno nelle patrie galere, però ci sono i diciottenni che oggi governano la città di Napoli. E allora ecco perché il 25 aprile va ricordato in maniera diversa, va ricordato sul rispetto di quella che è la legalità, che è la libertà. E ancora sulla libertà e sulla legalità, a me piace dirlo, perché poi non tutta la politica è marcia, non tutti i politici sono corrotti, non tutti i politici sono incapaci. E io voglio ricordare un esempio che riguarda proprio questa regione, caro Maurizio, perché sono stati arrestati un anno fa, due anni fa, dirigenti della regione Lazio che stanno al mio fianco, Presidente, e che hanno operato insieme a me dal 2010 al 2014. Sono stati arrestati per fatti accaduti nel 2015 e nel 2016, funzionari. Sono stati arrestati, sono stati presi a giudizio molti altri per episodi accaduti nel 2007, 2008 e 2009. Nessuno di loro ha avuto un'accusa che riguarda il governo dal 2010 al 2014. Nessuno. E sono le stesse persone. Che cosa significa? Significa che se c'è una politica che non è in marcia, se c'è una vita che non è in marcia e che ha il valore etico, anche i dirigenti funzionari portati magari alla corruzione stanno fermi, perché c'è più gente che controlla. E allora non è solo una questione di regole, perché questo paese di regole ha tantissime. Non è un problema di Costituzione, la Costituzione non si scrive a una mano, la Costituzione si scrive insieme al mondo intero. Oggi questa riforma costituzionale che tra qualche mese è prima è la peggiore modifica che poteva essere fatta, perché è stata scritta da una parte sola. Non c'è stato il coinvolgimento della società vera. Da quanti anni si parla della modifica della macchina della giustizia? La modifica della macchina della giustizia la si fa senza gli operatori della giustizia, non sarà mai una riforma delle giuste reali, mai. Allora non si fa partecipare. Chi partecipa e vive quel segmento o nessuna riforma riuscirà mai a tenere. E quando noi abbiamo governato la regione Lazio, ai nostri funzionari, ai nostri dirigenti, non gli consentivamo neanche di spostarsi di un millimetro dalla retta via. Allora non è una questione di regole e di regolamento, purtroppo non c'è, è una questione di etica personale. Se un uomo, se una donna, se un governatore, se un consigliere comunale è eticamente sano, allora non c'è timore dei magistrati. Perché hanno il paura dei magistrati? Si può avere una paura dei magistrati se si ha lo stendere dell'armadio. E quando qualcuno comincia ad avanzare, come sta accadendo adesso, da capo del governo, un attacco alla magistratura, mi sa che c'è qualche stendere dell'armadio. Io ho fatto 20 anni in politica attiva, 20 anni massimo livello della regione Campania, che è una regione ad altissimo rischio, mai avuto una pista di garanzia. Eppure ho avuto ruoli determinanti in certe cose. Non mi sono mai sentito perseguitato. Il perseguitato è colui che continua a sbagliare. E chi ha timore della magistratura perché ha timore delle cose che ha fatto. Siccome chi ha l'etica come principio fondamentale nel suo essere, allora non potrà avere paura né delle forze dell'ordine né della bussata di porta alle 5 di mattina. Quella bussata di porta sono altri di noi. E questo è anche Maurizio Patrimoni, io perché l'ho apprezzato anche lui, al di là di scenari politici delle appartenenze, perché Maurizio Patrimoni è la interpretazione dell'etica e è il buon governo di questa città, perché tutte le città hanno bisogno prima di tutto di persone che non che provengono dalla società civile, questa persona sulla civile ha scocciato quasi come se poi chi fa politica è incivile, perché mettere tutti sullo stesso piano quando invece vanno individuati singolarmente chi è sbagliato, chi è capace, chi è incapace. Bisogna fare una valutazione delle persone. E sulla valutazione delle persone, io mi permetto di dire che questo comune, che pure vivo, ahimè, poco, nel stato, che i beni sono tanti, però io lo vorrei vedere come comune vivo, come comune è, come un comune che possa mettere a sistema tutte le potenzialità che ha. E per poterlo fare non ha bisogno di regole, ha bisogno di donne e uomini che sappiano amministrare e che abbiano un interesse generale, non interesse di parte. Siccome Maurizio l'ho conosciuto per questo, credo che sarà un buon sindaco per questa città. Ed è un buon sindaco per questa città, perché oggi non fa demagogia, non fa
Oggi affronto due temi fondamentali, con due illustri persone che stanno qui come relatori, che sono due presidenti di tribunali, e che sicuramente sapranno dare l'indicazione, l'indirizzo necessario per chi deve affrontare la vita pubblica. E allora io voglio lasciarvi con l'impegno a Maurizio, e nonostante i miei impegni, io in questa campagna elettorale non ti lascerò solo. Ma non perché mi sei amico, perché sei della mia parte politica, non è questo, ma perché credo che questo comune ha bisogno di una fronte reale e vera. Amici presidenti del tribunale, io credo da cittadino, vi esprimo in questo momento la massima solidarietà, perché il vostro lavoro oscuro non fa mai notizia, fa notizia altre cose. Dietro alla notizia del magistrato che può sbagliare, ci sono altri 1000 magistrati che hanno lavorato alla grande nello scuro. E allora noi a questi uomini dobbiamo ringraziare, perché se la politica che continua a difendere la corruzione, perché io sono d'accordo su questo, non tutti sono corrotti, ma la corruzione la politica non la vuole smantellare, questa è la realtà. E se questo è, noi dobbiamo sentirci vicini a quegli uomini che invece hanno fatto della loro vita, della loro battaglia, l'etica e il rispetto della giustizia come principi fondamentali. E allora per tutto questo io ringrazio il Presidente di essere qui oggi. Ringrazio voi per ascoltarmi da qui a poco, però non ce ne usciamo da questa sala, abbiamo parlato, no, deve restare qualcosa. E cosa deve restare? Che la democrazia e la libertà sono due bei termini che bisogna vivere seriamente. Condannare a chi c'è limita, ma avere anche il coraggio di cominciare a partecipare attivamente in prima persona, senza nasconderci dietro al dito, perché senza il popolo, senza il cittadino, che ha il coraggio di ribellarsi a delle angherie, la democrazia, la libertà non si realizzerà mai. Buon lavoro. Non avevo dubbi sulla qualità dell'intervento dell'amico Salvatore Conti. Io penso che questo convegno avrà uno strascico, Salvatore. Non è un convegno fino a se stesso. Abbiamo puntato sugli argomenti di grande qualità e le persone che stanno qui, appunto, penso che riceveranno dal profondo del cuore questi messaggi e faranno propria anche poi per la vita quotidiana a venire. Quello che ti volevo dire, Salvatore, è che la mia campagna elettorale l'ho incontrata principalmente su problemi di grande qualità. Era più facile stare fuori bar, fare un video, capire più di richiamo elettoralistico, ma io voglio ricordare questo convegno, sicuramente lo porterò nel mio cuore perché è di una importanza fondamentale. Però caro Salvatore, io penso che al di là, insomma, che effettivamente la guida di una città deve essere affidata a un politico perché conosce le regole, ma principalmente di un politico capace, esperto, e mi auguro di esserlo. Però penso che in questo viaggio anche la società civile deve avere la sua importanza. E a proposito di questo, voglio dire che ho fatto un convegno per me molto importante, molto significativo, è quello di mettere la tutela del cittadino al centro dell'attività politica attraverso la considerazione profonda delle associazioni che pure svolgono un ruolo fondamentale nella di tutte le comunità, ma principalmente in questa comunità. E quindi io ritengo che questa sinergia, questa, diciamo, collaborazione fattiva non può che portare il comune a una forma, espressione migliore. Io devo ringraziare l'associazione che in questa campagna elettorale non si sono affidati al politico di turno per un rapporto clientelare. Loro si sono, innalzati, stanno al di sopra della competizione politica, stanno dando un contributo fondamentale, io li ringrazierò sempre, perché insomma noi andremo incontro a una società civile. Quindi questo binomio, politica, perché la politica c'è bisogno, anche perché, parliamoci chiaro, un sindaco, se non ha i riferimenti istituzionali superiori, è destinato a perdersi nel proprio territorio. Il sindaco deve avere riferimenti istituzionali, e questo solo grazie, ai rapporti politici che poi nel tempo uno si
si crea sia con la provincia, adesso vabbè, non c'è più, ma con la regione e anche con il governo centrale, solo in questa maniera noi riusciamo a garantire, voglio dire, una possibilità di sviluppo per la comunità di tutti. C'è un relatore, insomma, eccezionale, un relatore che secondo me il messaggio forte che ha lasciato a questo territorio è questo: lui ha investito nel nostro territorio, ha investito pochi anni fa, non ha investito 50 anni fa, io mi trovo qui, ha investito nel nostro territorio, quindi sta a significare che il nostro territorio è appetibile, ha il suo appeal, e noi come politici, come vuol dire candidati a gestire l'amministrazione, dobbiamo avere questa responsabilità ulteriore di non far pentire chi ha investito i propri soldi nel nostro territorio a aver fatto questa scelta. Anzi, dobbiamo non solo ringraziarlo perché è venuto a vivere anche se parte dell'anno qui, ma dobbiamo consentirgli, dare la possibilità di stare in una comunità accogliente, ospitale e moderna. Io vi presento il dottor Eugenio Foncillo, che sarà il prossimo relatore, al quale passo la parola. Tantinello, perché insomma adesso vi dico, insomma, le aspettative che avete detto in queste parole sono talmente elevate che io mi sento un attimino in imbarazzo, già mi sentivo in imbarazzo prima, perché nonostante venga a villeggiare come a scavo da oltre 50 anni, e non mi dico la mia età, mi sento un po' di casa, chiaramente dopo tanti anni, e naturalmente sento un po' questa vera città, un po' casa mia, le mie origini campane sono evidenti anche la mia impressione, e quindi diciamo che dopo tantissimi anni, come dire, questa è la mia seconda parte, appunto per questo ho investito anche qui, appunto per questo diciamo negli ultimi anni ho sviluppato una sensibilità che prima mi portava a recarmi in questi luoghi da villeggiante, come dire, un po' abbandonato a se stesso, no? Perché quando uno va nel luogo di vacanza vuole stare tranquillo, non vuole pensare ai problemi di lavoro, non vuole occuparsi di tante problematiche. Poi negli ultimi anni, in realtà, un po' per il fatto di aver reinvestito anche l'esperienza di mio padre, che aveva a suo tempo investito qui, e ho dovuto confrontarmi con tante problematiche cittadine, quindi ho vissuto un po' più da vicino alla città, pur rimanendo sempre costantemente un po' ai margini, tanto è vero che le mie frequentazioni qui sono piuttosto modeste. E devo dire che questo sviluppo di sensibilità poi coltivato negli anni mi fa sentire questa località come la mia seconda patria, e quindi nell'ultima parte del mio intervento mi occuperò di quello che sarebbero i miei desiderata, cioè che cosa vorrei che si facesse sul territorio perché questo possa essere ancora più appetibile. E come tutte le cose che vengono un po' dall'anima e non vengono dalla ragione, probabilmente vi dirò delle cose che, alcune delle quali potreste sicuramente condividere, ma che soprattutto sono dettate dal profondo amore che ho per questa località. Io oggi dovrei parlare del rapporto fra legalità e libertà. I due concetti sono in qualche modo assonanti ma anche dissonanti. Il valore di dissonanza è dato dal fatto che comunque libertà nella sua massima espressione significa che ognuno fa quello che gli pare. Libertà intesa in senso strettamente letterale del termine significa che ciascuno si può regolare come meglio. Legalità invece significa rispetto delle regole. I due termini in qualche modo sarebbero in posizione di conflitto. In realtà, come ci insegnano autorevoli personaggi, è vero che invece questi due termini corrono assolutamente in simbiosi tra loro. Ecco perché ho uno scritto davanti, non perché voglio leggere delle cose, ma perché voglio riportarvi delle frasi molto, molto importanti che sono state dette sia nel passato sia nel presente, che ci esprimono il valore di questi due termini. Il principio di legalità, detto in poche parole, significa tutto sommato rispettare le regole. Molti hanno ritenuto che rispettare le regole significa che gli altri debbano rispettare le regole. In realtà, in uno stato democratico moderno, così non è, come anticipavano coloro che sono intervenuti prima di me, oggi in particolare
ricordare nella giornata di oggi che si celebra un evento importante, quello della liberazione, possiamo toccare con mano che cosa significa libertà. Chi ha vissuto prima di noi il periodo del fascismo sa che la libertà era annichilita, era diventata pari allo zero in quel periodo, e quando si è trattato di liberarsi dall'oppressione fascista, uno dei termini sui quali si è, i nostri costituenti hanno basato più l'attenzione è proprio quello della libertà. E per questo nella nostra Costituzione, come molti sanno, i termini libertà di culto, libertà di stampa, di pensiero, di riunione, di eguaglianza dei cittadini sono addirittura enfatizzati alquanto, proprio per dire che il termine libertà è stato visto come un raggiungimento di un obiettivo che era molto avvertito in quel periodo e che ancora oggi è un valore, costituisce una sommatoria di valori essenziale per la vita democratica del paese. Diceva Piero Calamandrei, che è uno dei vostri padri costituenti, con la libertà non vi è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci, perché solo la legalità assicura nel modo meno imperfetto possibile quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica. La legalità è condizione di libertà, senza certezza del diritto non può sussistere la libertà politica. Egli disse poi, sintetizzando questo concetto al massimo, disse: dove non c'è libertà non può esserci legalità, e questo lo vediamo in tutti i paesi totalitari in cui l'oppressione praticamente ottiene qualsiasi fenomeno di libertà. Eppure, nonostante si faccia un gran parlare di legalità, specialmente nelle scuole si organizzano di frequenti convegni, incontri trasversali con varie autorità, da uno studio fatto nel 2014 da parte di un organo indipendente si è constatato che addirittura nel sud la legalità cresce a livello esponenziale. Non vi dico dati, vi riporto soltanto questo, che in Italia nelle imprese l'illegalità al sud ha segnato un aumento dal 31,1 al 34,6% contro un parametro medio intorno al 20%, quindi significa che siamo molto sopra le soglie standard di legalità rilevate in altre aree del paese, e questo è grave in un momento in cui tutti quanti siamo maggiormente sensibili verso questo aspetto che in qualche modo ci opprime, tanto è vero che siamo diventati tutti più sensibili verso questo aspetto. Sembra quasi paradossale che più ne parliamo, più l'illegalità addirittura aumenti. E allora, il Presidente Mattarella qualche giorno fa ha detto: l'illegalità è un peso per la nostra libertà, per la nostra economia e per il futuro dei nostri figli. È importante stimolare soprattutto nei giovani la crescita di un forte esercito civico e la consapevolezza del valore della legalità per lo sviluppo del paese. Ed allora, vediamo un attimino un po' alla base di quello che è il concetto della legalità. Perché noi dobbiamo rispettare la legge? Perché ce lo dice la legge? Cioè perché ce lo impone? O perché sentiamo di doverla rispettare? Per chi ha fatto studi classici si ricorda l'esempio di Socrate, che ebbe a bere la cicuta e nonostante lui ritenesse che la pena che gli fosse stata inflitta fosse sicuramente non dovuta, perché lui ritenne e scrisse addirittura: ma la legge è giusta per antonomasia, quindi io devo rispettarla ancorché non la condivida, sostanzialmente disse questo. È forse un paradosso, è forse troppo forte questo esempio, però ci fa comprendere come fin dall'antichità il valore della legalità delle persone, diciamo, più colte, fosse così sviluppato da imporre il rispetto delle regole anche quando ritenute non proprio giuste più che adeguate, giuste. Diceva Giorgio Napolitano qualche anno fa: la legalità e il diritto sono pietre fondanti della pace internazionale e della stabilità. E cioè è vero, quando erroneamente si dice che la legalità significa dover combattere la criminalità organizzata, la camorra, la mafia, si dice una cosa esatta, giusta, ma in realtà non risolve del tutto i problemi. Un altro studio fatto qualche anno fa ci dimostra che paradossalmente l'abusivismo commerciale
vale di più nel PIL negativo del nostro paese della criminalità organizzata. E pensate, non di poco, mentre l'abusivismo commerciale influisce per 8 miliardi di euro sul nostro PIL negativo, la criminalità influisce per 5 miliardi e 2, e a scendere vengono l'abusivismo nel turismo, che sta quasi allo stesso livello, perché 4 miliardi e 9, quindi quasi come la criminalità organizzata, che è 5 miliardi e 7, il parcheggio influisce per 3 miliardi e 3, o meglio per 4 miliardi e 9, mentre il parcheggio per 3 miliardi e 3. Quindi vedete che addirittura la criminalità organizzata, per certi versi, è addirittura meno dell'abusivismo commerciale, che è un fenomeno di illegalità che interessa anche sicuramente la criminalità organizzata, che investe naturalmente nell'abusivismo, ma non è tutto. L'abusivismo commerciale è anche la bancarella isolata di chi vende senza stampare lo scontrino, per dire. Non a caso, una scorsa di tutti i mass media testimonia come si è diffusa l'opinione che l'illegalità costituisca una zavorra del nostro paese, un cancro da estirpare, perché costituisce un ostacolo agli investimenti stranieri, che non a caso oramai da anni non avvengono più in Italia, oramai le grosse aziende fuggono dall'Italia, non investono in Italia, e questo è sicuramente un danno per tutti noi. Diceva un grande giurista appena qualche anno addietro, l'illegalità in Italia non è solo rappresentata da atti contrari o proibiti dalla legge, ma sovente anche da consuetudini di vita rese possibili dalla mancanza di leggi efficaci, poiché per troppo tempo il nostro legislatore si è preoccupato di rendere legali interessi privati illeciti e si è disinteressato di adeguare il nostro ordinamento ai principi di una democrazia costituzionale e ai trattati internazionali, che pure alle volte sono stati anche sottoscritti. Fissata questa regola, cioè che la legalità dovrebbe essere sempre rispettata, ci dobbiamo anche chiedere: ma noi dobbiamo rispettare sempre la legge anche quando non la sentiamo giusta? Ritorno all'esempio di sopra dei poco fa. Molte leggi ci appaiono ingiuste, sicuramente quelle fiscali ad esempio ci appaiono sempre troppo ingiuste, troppo oppressive. Siamo abilitati a disapplicare la legge quando ci appare essa ingiusta? È vero che la legge non può accontentare sempre tutti, anzi necessariamente deve sempre scontentare qualcuno. Non ci possono essere leggi che all'unanimità possono essere condivisi da tutti. Ma diciamola più in breve: così come le decisioni endofamiliari che tutti quanti siamo costretti ad emettere ogni giorno spesso difficilmente contemplano ad un tempo l'interesse della mamma, del papà, del figlio maggiore, del figlio minore, eccetera, eccetera, così anche le leggi devono essere in qualche modo condivise anche quando non ci sembrano del tutto giuste. Vale il principio maggioritario, che costituisce, come dire, il DNA della nostra democrazia, cioè se a maggioranza si emettono delle leggi, evidentemente vanno rispettate anche quando non ci piacciono. Mi si dice normalmente, quando faccio questo rilievo, ma se io proprio quella legge non la tollero, che cosa devo fare? Beh, l'ordinamento concede al cittadino la possibilità di resistere legittimamente a delle leggi, non applicandole, ma facendo le contestazioni nelle sedi competenti. Anzi, può essere avvita la Corte Costituzionale attraverso un procedimento un po' complesso, ma che comunque esiste, che consente a tutti quanti di contestare davanti alla Corte Costituzionale la legittimità delle leggi. E tante volte è accaduto che delle leggi siano state dichiarate incostituzionali proprio perché la Corte Costituzionale ha detto queste leggi non vanno bene, non tanto perché ledono l'interesse del singolo cittadino, ma perché ledono dei valori fondamentali dell'ordinamento che vanno comunque rispettati. Sempre su questo stesso aspetto aggiungerei: ma ci sono dei comportamenti che talvolta vengono ritenuti, come dire, meno riprovevoli degli altri e perciò stesso accettati. Pensiamo al casco sul motorino, via, alla mancanza delle cinture di sicurezza, pensiamo ad altre cose più o meno simili. In questi casi il disvalore può essere ritenuto soggettivamente meno grave di altri disvalori? Beh, ma certamente se ci mettiamo su questo crinale, è chiaro che ciascuno di noi ha una sensibilità diversa, ciascuno potrebbe considerare ciò che è illecito e quello che è illecito, andremo all'arbitrio assoluto.
Potremmo allora a questo punto accettare che il ladruncolo vada a rubare piccole cose, perché tutto sommato per lui non è un disvalore. Potremmo accettare che anche l'omicidio di persona poco valevole può essere tollerato e via di seguito. Così non può essere, evidentemente. La regola deve essere uguale per tutti. Un altro aspetto su cui volevo richiamare la vostra attenzione è quello della applicazione delle regole. Molto spesso si osserva, sicuramente quando andiamo nelle scuole a fare questi incontri, ma le leggi spesso sono complesse, sono contraddittorie, sono sovrabbondanti, sono tra di loro intricate, spesso da applicare anche da parte dei tecnici, degli amministratori. Spesso è una delle cose che più lamento, la difficoltà di orientarsi in mezzo a un marasma normativo eccessivamente sovrabbondante. Ebbene, questo problema indubbiamente esiste, esiste in maniera abbastanza pressante. Esistono alcuni studi già fatti a vari livelli che dicono che effettivamente uno dei nostri gap istituzionali, anche a livello competitivo con i paesi stranieri, è proprio questo complesso di regole che paralizza anche il più volenteroso degli investitori stranieri, perché obiettivamente è difficile orientarsi. In Italia, diceva Gerardo Colombo, uno dei magistrati di punta del pool Mani Pulite un tempo, diceva: in Italia quella tra cittadino e legalità è una relazione sofferta. La cultura di questo paese di corporazione è basata soprattutto su furbizia e privilegio. Tra prescrizioni, legge modificata o abrogate, si è arrivati a una riabilitazione complessiva dei corrotti o del fenomeno della corruzione. Questo per dire quanto possa essere complesso districarsi fra alcune leggi. E il presidente dell'Associazione Magistrati, proprio in questi giorni, il nuovo presidente, ha fatto delle esternalizzazioni che, al di là della condivisibilità o meno di certe cose, dice: la classe dirigente che delinque peggio dei ladri, i politici non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi, rivendicano con scontatezza quel che prima facevano di nascosto. Queste affermazioni, ripeto, al di là della condivisibilità o meno, significano che evidentemente c'è talmente tanta confusione nel sistema, c'è talmente tanta sovrabbondanza di norme, che addirittura chi prima delinqueva con una certa, nascondendosi, adesso in qualche modo lo fa sfrontatamente, cercando di condividere il proprio operato con la difficoltà con cui si deve distinguere. Questa grave crisi di fiducia non favorisce certo comportamenti virtuosi da parte dei cittadini. Naturalmente, se i cittadini vedono che chi dovrebbe dare l'esempio delinque, naturalmente sono portati loro stessi a non essere virtuosi. Tuttavia, il rimedio non sta certo nel ritirarsi nel proprio individualismo, né tampoco nel farsi ragione da sé medesimi. Bisogna cercare di migliorare in questo percorso virtuoso nel quale tutti quanti noi dobbiamo essere consapevoli che facciamo parte di un ingranaggio e dobbiamo tutti quanti collaborare per produrre un sistema, anche normativo, sicuramente più snello ed efficace. Vado un po' avanti perché non vedo che ho già abusato un po' troppo della vostra pazienza, e mi vorrei soffermare alla parte più di cuore che non alla parte di diritto. Cioè, allora, su che cosa dobbiamo fare? Volevo soffermarmi da ultimo su che cosa dobbiamo fare con particolare riferimento a questo territorio. Io naturalmente ho almeno due o tre metri di paragone, avendo vissuto per tanti anni a Napoli, provenendo da una provincia come quella casertana piuttosto martoriata e lavorando ad Avezzano, quindi in Abruzzo, in un territorio un po' diverso da questo. Quindi ho almeno tre ambiti di riferimento sui quali posso parametrare il mio approccio. Cioè, che cosa possiamo fare in questo territorio per migliorare anche la percezione di legalità, che in qualche caso effettivamente è piuttosto labile? Per introdurre l'argomento volevo riportarvi una citazione che, se mi date un attimo di tempo, cerco di trovare, di Camilleri, quello che scrive i libri di Montalbano, che mi sembra molto, molto efficace, molto suggestivo. Dice:
In questo contesto storico, in cui oscilliamo continuamente fra legalità e illegalità, nella gente normale, come tutti noi, si produce un disagio elevatissimo, che non è solo morale, è un disagio proprio di operatività quotidiana. Diventa un fatto di costume sociale l'illegalità, è un po' come la cosiddetta morale del motorino, il motorino intendo il ciclomotore, che è imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contro mano, si può fare lo slalom, insomma si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole che anzi diventano un elemento di fastidio e di disturbo. Naturalmente il motorino può essere usato anche rispettando tutte le regole, l'importante è capire come lo si vuole utilizzare. Mi sembra molto suggestiva questa espressione di Montalbano, anche per dirvi queste ultime cose che poi esaurisco nel mio intervento, vi ho già rubato circa 19 minuti, se ho ancora qualche minuto concluderei sull'argomento. Quali sono le cose, i desiderata che io vi direi più col cuore che non con regole di diritto che in questo caso vengono un po' meno? Beh, io mi sentirei in questo territorio di curare sicuramente un po' più l'ambiente. Uno sfruttamento equilibrato dell'ambiente significa che ciascuno deve sentirsi parte della collettività a cui appartiene, nello specifico partecipando fattivamente, anche se con solo pochi semplici esempi, gesti della vita quotidiana, a rendere il contesto più confortevole. Se da un lato ciascuno di noi con la raccolta differenziata, specialmente in altre città, evitando di imbrattare i muri o le strade, può dare un piccolo contributo, di contro le amministrazioni con delle scelte oculate potrebbero sviluppare un po' di più il sistema della raccolta differenziata, che specialmente d'estate dà luogo a dei fenomeni piuttosto disdicevoli, specialmente nelle strade più vicino al mare. Nel settore dell'urbanistica, peraltro, la realizzazione di piani regolatori che siano finalmente adeguati alla complessa realtà territoriale dovrebbe accompagnarsi con un complesso di controlli e regole assai rigorose in grado di intercettare quelle violazioni che arrechino disdoro all'ambiente o comunque attuino le verificazioni approvate. Sono ancora troppi i fenomeni di abusivismo edilizio riscontrabili su questo territorio. Nel settore del comfort ambientale poi occorrerebbe finalmente predisporre quello che è il piano acustico che dovrebbe essere predisposto, se non ricordo bene, già da un decennio e che non è mai stato approvato nel territorio, creando in alcune aree, specialmente in quelle in cui vivo io, dei problemi non indifferenti per i bagnanti estivi, perché il caos acustico produce una sofferenza notevole per chi vorrebbe magari riposarsi quei 10 giorni all'anno. E anche tra i cittadini so che è un fenomeno in alcune aree di questo territorio, un problema molto sentito. Risorse del territorio. Lo sfruttamento adeguato del territorio significa, ad avviso di chi scrive, che occorrono iniziative adeguate per valorizzare le innumerevoli contingenze favorevoli che questo territorio offre e che, a mio avviso, sono ingiustamente trascurate, a cominciare dal Teatro Romano di Minturno, nel quale ho trascorso buona parte della mia adolescenza vedendo degli spettacoli eccezionali che da parecchi anni non è più possibile vedere. Bisognerebbe valorizzare, a mio avviso, la Torre Saracena come la spiaggia romana, la spiaggia dei Sassolini e il parco sovrastante che, ahimè, ancora oggi, dopo 58 anni che vengo a scavare, non sono in grado di vedere perché non c'è una strada correttamente contrassegnata che consenta a un turista di poterlo percorrere. Bisognerebbe valorizzare tutta l'area dell'ippodromo, l'Anza del Garigliano con la possibilità di fare dei percorsi ciclabili che possono favorire un flusso turistico anche più elevato di quello stanziale sempre che abbiamo avuto. Sono tutti fenomeni che potrebbero essere curati in un contesto anche di ripresa della legalità, perché ovviamente più è confortevole l'ambiente, più l'ambiente è di qualità, meno è invaso da fenomeni di abusivismo, di criminalità, e perché è un ambiente più robusto. Bisognerebbe valorizzare le frazioni, troppo spesso trascurate negli anni passati, così come valorizzare l'ex area 16 che da troppo tempo è in stato di abbandono. Nel settore invece della trasparenza nell'operato della pubblica amministrazione, a mio avviso, bisognerebbe fare sicuramente qualche cosa di più. Bisognerebbe cercare di rendere assolutamente trasparente l'operato di questa amministrazione, che
troppo spesso, almeno per quello che sento dire anche dai locali, si muove in logiche e soprattutto con programmi che non sono resi conoscibili dai cittadini. Esiste un sito istituzionale, potrebbe essere pubblicato ogni passaggio, anche gli interventi straordinari potrebbero essere resi disponibili immediatamente alla collettività, in modo anche da far percepire qual è stato l'iter argomentativo che ha condotto ad effettuare determinate scelte, spesso adottate d'urgenza, ma senza che i cittadini riescano a percepirne la effettiva utilità. In questi termini, sempre della trasparenza, mi sembrerebbe ormai non più postergabile un intervento che consenta di rilevare finalmente quali sono gli appartamenti fittati per l'utilizzo balneare estivo, che sono, per quanto ne so io, sono privi di qualsiasi censimento e sfuggono a qualsiasi regola. Per quanto riguarda la sicurezza pubblica, sicuramente ci sarebbero degli interventi da fare, sicuramente una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio è una costante, penso che tutti lamentino una certa latitanza delle forze dell'ordine sul territorio e soprattutto non si capisce perché non possano emularsi fenomeni virtuosi già esistenti in Italia di avere finalmente una polizia delle spiagge, cosa che ho visto fatta in molti altri centri del nord. In questo contesto di sicurezza pubblica sicuramente qualche altro intervento, in particolare con le scuole, si potrebbe fare per una maggiore sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo, che sono sempre un fenomeno piuttosto dilagante, dicevamo prima con il professore, e gli esempi che ci vengono forniti dalla vita, ad esempio con i videogiochi, quasi tutti impostati sulla violenza, tendono ad enfatizzare la violenza piuttosto che comportamenti virtuosi, e da questo punto di vista secondo me si potrebbe lavorare di più con le scuole per cercare di limitare questa enfatizzazione eccessiva della criminalità o del bullismo. Correlati a tutti questi problemi, e veramente sto per chiudere, ci sarebbero quelli di pacificazione sociale, e mi riferisco in particolare in questo momento al fenomeno dell'immigrazione, che è una piaga un po' su tutto il paese, ma che anche in questo territorio comporta, diciamo, degli oneri e dei complessi organizzativi notevoli che è difficile regolamentare efficacemente. Io sul punto ho da tempo una posizione, diciamo, piuttosto da cittadino, lo dico naturalmente, piuttosto netta. Dico sempre che se si vuole ospitare qualcuno a casa propria, bisogna ospitarlo con tutti gli onori. Io a casa mia, la mia educazione mi insegna che se viene qualcuno a trovarmi, io gli devo garantire gli stessi comfort che garantisco ai miei familiari. Non posso accettare di ospitare a casa mia qualcuno che so di non poter ospitare con tutti gli onori. Non posso dire a qualcuno: vieni a soggiornare a casa mia, però poi vai a dormire nelle stalle o vai a dormire nel pollaio. Se invito qualcuno a casa mia, devo farlo garantendogli pari diritti. Quindi dobbiamo, secondo me, stabilire anche in questo territorio qual è il limite massimo di accoglienza, e quel limite massimo va assicurato e garantito, ripeto, assicurando tutti quanti i diritti ai poveri immigrati, ma oltre questo limite bisognerebbe prendere una posizione più netta. I fenomeni che vediamo sul nostro lungomare d'estate, in cui l'accoglienza, un malcelato senso di bontà collettivo, induce a tollerare atti di vandalismo, comportamenti riprovevoli, latrine a cielo aperto e altri fenomeni del genere, secondo me non significa accoglienza, ma significa soltanto incapacità di affrontare quelle regole di legalità di cui stamattina stiamo parlando. E con questo veramente concludo. Grazie. C'hai un parlare molto piacevole da ascoltare, e poi, come dire, dettato l'agenda politica per un candidato a sindaco, un cartello elettorale. Io sono stato molto attento, il rammarico che ho, forse che ci vanno incontrare prima, però credimi, non mi trovo impreparato, perché il mio programma elettorale è sul sito internet, è stato pubblicato, e ritengo che abbiamo, come dire, allestito un programma adeguato per i problemi di questa città.
ovviamente ci auguriamo tutti di sfruttarla e di offrirla proprio prendendo spunto per intervento del programma una città migliore. Un altro rammarico ciò, quello di non poter annoverare fra le mie liste di candidati questo signore che stava per parlare, che è il dottor Tibirella. È uno di quelli che mi ha illuso, poi purtroppo lo sto parlando di un personaggio che, che dal punto di vista professionale è limitato nell'ambito territoriale comunale. È un personaggio che viene chiamato almeno in Europa, non so nel mondo, ma almeno in Europa, spesso da Bruxelles, da Convegni, molto ricercato. I politici sono contento perché ovviamente avere un consulente di questo livello è qualcosa di importante. Purtroppo io ho questo rammarico, però ecco, quando poi la cittadinanza chiama, la comunità chiama, lui risponde davvero che sta qui e dal suo punto di mondo e sono sicuro che lo farà anche dopo. Di chi sto parlando? Sto parlando del dottor Maurizio Pimpinella. Io sono molto legato alla famiglia. Da molti anni. Maurizio Pimpinella è un professore universitario presso l'Istituto Internazionale di Roma ed è uno molto, ma molto, molto esperto per quanto riguarda i pagamenti telematici. Per tutto il resto, per la sicurezza che i cittadini chiedono in ordine a questa sorta di pagamenti che ormai penso che sia di grande attualità a questo argomento, perché noi ci avvieremo appunto nelle transazioni economiche del futuro, appunto con questi pagamenti telematici, di tutto questo ce ne parlerà il dottor Maurizio Pimpinella. Non potevo che non accettare, anche se ero in vacanza da concittadino in questi giorni con la mia famiglia, accettare l'invito dell'avvocato con questa prestigiosa platea. È vero che da cittadino rientro sempre alla base, proprio quando rientro che noto l'illegalità. Ho accettato l'invito per la mia duplice veste, da educatore e formatore dell'università e da presidente da un'associazione internazionale che ha 9 più grandi operatori dei sistemi bancari e dei sistemi di pagamento elettronici. Oggi, come sempre dico ai ragazzi all'università, non si fanno più le rapine in banca, sono diminuite, ma è la moneta elettronica che trasferisce il denaro, che trasferisce i soldi ai terroristi dell'ISIS che riescono a muoversi in una maniera meno tracciata. Io però oggi ho deciso di non parlare di moneta elettronica, ho fatto delle riflessioni questa mattina e volevo condividere con voi che cosa? L'educazione all'illegalità, che è una cosa completamente diversa. Un'educazione che ci deve spingere a far capire che i giovani non sono il futuro, i giovani sono il presente. Il magistrato ha parlato di illegalità nelle diverse forme, possiamo elencarne tantissime. Ma io voglio riportare all'attenzione alcuni spunti e volevo condividere con voi. Io credo che oggi l'illegalità sia l'anello che salta la responsabilità individuale alla giustizia sociale. Dobbiamo smetterla di parlare dell'io, dell'io, dell'io. La comunità è noi e se non siamo educati e pronti a questi cambiamenti, a questi personaggi che oggi possono contribuire a questo cambiamento, questo paese non cambierà, ma il paese non intendo il comunismo, intendo il paese Italia. Il rapporto con le regole non può essere soltanto di adeguamento, come dice il magistrato. Non deve essere la conseguenza la paura. La regola parla a ciascuno di noi, ma se non sappiamo recepirla non possiamo cambiare le cose. In ballo c'è il bene comune, non c'è il bene del singolo. Oggi c'è bisogno di un'azione di recupero, non solo pensando al crimine organizzato, che oggi cambia forma. Si traveste in tante nuove soluzioni, ma anche a quelle forme di legalità meno conosciute, quello che diceva l'avvocato Faticoni. Riciclare denaro attraverso nuovi strumenti, attraverso nuove soluzioni e strumenti di legalità. Evadere le tasse senza gestire i flussi di cassa e illegalità. Potrei annoiarvi con tutti gli esempi. Proprio l'altro giorno ero a parlare alla Camera dei Deputati con della Commissione di Finanza, che si è anche il Comitip, e parlavamo delle nuove forme
di legalità nelle gare, come si gestiscono i bandi di gara, come possiamo tracciare anche dal punto di vista sociale, perché no, come si muovono i nostri ministri, come si muovono i politici, come vengono attuate le spese di rappresentanza, perché gli strumenti elettronici di pagamento danno la tracciabilità e la trasparenza. Perché non adottarli? Ma se noi cittadini non siamo coscienti di questi strumenti, non possiamo poi incidere e chiederli a chi ci governa. Io credo invece che sia fondamentale che cosa? Che chi riveste un ruolo pubblico ha di fronte a sé una doppia istanza etica, individuale ma soprattutto sociale. Perché chi ci governa rappresenta noi e rappresenta i giovani. Parlavo con i magistrati stamattina, parlavamo del fenomeno del bullismo, parlavamo dei giovani. I giovani che hanno lavoro vogliono trasgredire, vogliono immediatamente subito le cose. Chi invece non riesce a trovare lavoro, eccolo lì che si vanno ad innescare dei principi e dei concetti in cui si annidano sostanzialmente delle connotazioni di legalità oscurate da fattarelli che possono creare altre problematiche. Perché questo? Perché chi non trova lavoro sostanzialmente deve trovare in altre forme la propria forma di sopravvivenza. Perché quando la regola arriva dall'alto è più difficile gestirla, ma se si è coscienti, avendo avuto l'educazione finanziaria, io proprio qui sto partendo dalla mia scuola dove ho iniziato, il 18 di maggio partiremo con l'educazione finanziaria dei ragazzi, faremo un percorso con l'associazione, con la Banca d'Italia e con l'associazione dei consumatori, perché io voglio partire dai giovani, educare i giovani per arrivare a una governance politica nei prossimi 20 anni di persone che sanno esattamente le regole e sanno dove andare, perché se noi non partiamo dai giovani e dai nostri figli non arriveremo a cambiare le regole e neanche a supportare chi oggi governa, perché i giovani oggi che si stanno muovendo in un mondo che è in un momento di questo, in un momento di trasformazione antropologica, il digitale, l'internet, i telefoni hanno cambiato le regole, c'è più informazione, c'è più cultura e i ragazzi sono avanti, per assurdo sono avanti a noi. Quello che dico anche ai nostri politici quando mi chiamano come consulente e mi chiedono spiegazioni, io dico una cosa: il cittadino è digitale e c'è bisogno che lo Stato diventi più digitale, che i politici diventano più digitali e che le regole vengono fatte, perché quando si introduce il digitale e si introduce la tracciabilità si semplificano le regole. Semplificare le regole significa pagare meno tasse, è semplice, dove c'è controllo c'è trasparenza e c'è riduzione di costi. Questo perché? Perché molto spesso si ha difficoltà anche ad educare le stesse persone che oggi stanno in ruoli chiave al cambiamento. Questo è il problema. E proprio dove non c'è educazione che si può innescare in legalità, come diceva l'onorevole. L'onorevole diceva: io ho governato perché dalla testa avevo i principi sani, dalla testa ho dettato delle regole e dalla testa partiva il controllo. Se non parto dal controllo non posso poi applicare le regole. Se io non conosco le procedure, non posso che gli uomini, non posso gestire gli uomini, perché io non ho conosciuto le procedure. Ecco perché non è capitato nulla, perché c'era qualcuno che conosceva le procedure. Quindi per ritornare, è dell'educazione, ma illegalità è responsabilità civile, responsabilità sociale ed educazione finanziaria. Grazie. Ecco, ovviamente questi principi vengono rivolti principalmente alle prossime generazioni che sono gli alunni, non per questo voglio dire noi ci troviamo qui nella scuola e malgrado voglio dire l'assenza dei scolari, che è un giorno di festa in cui si trovano lavoro vacanza, ma io penso che queste mura parleranno e arriverà anche grazie al contributo del preside questi messaggi molto nobili. Voglio ringraziare per tutti due figure alle
quali sono legati da un rapporto affetto, che è il decano dell'avvocatura, l'avvocato Cosimo Montecorvo, è un amico che sul piano politico ha lasciato il segno, ha fatto la storia non solo del partito, ma ha fatto la storia del politico esemplare, che è l'amico Giacomino De Luca. Adesso sto per cedere la parola a un carissimo amico che è il dottor Gallo, il presidente emerito della Confraternita di Napoli. Presidente Gallo frequenta questi ambienti, questo posto dagli anni 50, non mi ricordo bene la data, ma dagli anni 50. E, diciamo, come di che parlo, è un fedele, diciamo, di Scaloni, è uno di quelli che ha mai tradito, quindi è portatore di questo principio sano, ci tiene anche alla fedeltà, ma al di là di questo è attaccatissimo al nostro territorio e non l'ha mai tradito. Una cosa che lo contraddistingue è che solitamente poi le generazioni successive hanno la smania di andare a trovare, di andare a visitare, di trascorrere le vacanze in altri luoghi. Evidentemente questo insegnamento di Maurizio Sala l'ha smesso anche ai figli, e quindi anche i figli sono ospiti fedeli del nostro territorio. Non so se mi sbaglio, perdonatemi, ma come dire, Scaloni è anche un luogo magico, Anna, perché qui loro, cioè Maurizio, ha conosciuto il suo amore, questa bellissima signora che sta di fronte a me, Anna. Quindi ecco, cerchiamo di amare maggiormente la nostra comunità, il nostro territorio, Scaloni, Marina, le colline che tutti offrono le proprie peculiarità, perché voglio dire, si vive potenzialmente bene, però ovviamente su questo non ci dobbiamo adagiare e cerchiamo di migliorare. Signori, signore, ovviamente la parola va all'amico Maurizio Gallo. Allora, buongiorno a tutti. Naturalmente io prima obbligo a ringraziare gli organizzatori di questo ottimo convegno particolare, amico Maurizio Fattigono, sono legato a lui con una profonda amicizia ormai da moltissimi anni. Ringrazio naturalmente anche l'Istituto Scolastico, il presidente dell'Istituto Scolastico, che ha voluto darci questa ospitalità questa mattina. Come dicevo un attimo poc'anzi l'amico Maurizio, io in effetti frequento la città di Scaloni di Ligure da ben 65 anni, sono tantissimi. Ero un bambino che poi ho conosciuto appunto la mia moglie, come dicevo un attimo fa. Maurizio, e qui ancora continuo sempre a stare, a venire con molto piacere, con i miei figli, anche io stesso. Adesso sono in pensione da qualche mese, da 3-4 mesi in effetti, quindi ora potrò cominciare a starci anche un po' di più, dopo ben 51 anni che ho trascorso in magistratura. Sì, qualcosa proprio si sente bene così. Vabbè. Ora, io dovrei dirvi qualcosa veramente, certo, molto difficile, dopo gli interlocutori così autorevoli che mi hanno preceduto sulla principalità in generale e logicamente con particolare riferimento alla situazione qui locale. Dunque, dovendo cercare di essere molto rapido, anche molto concreto, naturalmente quindi se possibile chiaro, perché naturalmente oltretutto poi è noto che l'attenzione dell'uditorio rapidamente va a scemare, perché mi dice secondo studi medici che sono stati approfonditi negli anni passati. Ora, volendo un po' iniziare, se pure con un flash rapidissimo dall'antichità, che l'amico e il collega Fulvio Eugenio ha parlato di Socrate, naturalmente questo è fondamentale, perché il principio di legalità si iniziò anche a parlare all'epoca, ancora prima di Socrate, ricordo Trasimaco, il quale diceva appunto, faceva un perfetto parallelismo tra legge e giustizia, tutto quello che è legge è giusto, tutto quello che è giusto è legge. Questo principio di parallelismo totale naturalmente non esiste, non è possibile, esistono appunto, come giustamente diceva anche il collega Corcillo, le leggi ingiuste, peraltro esistono anche i regimi autoritari, i regimi dittatoriali, naturalmente che penso soltanto ai loro privilegi, ai loro interessi, quindi chiaramente le leggi sono certamente lì non giuste e ingiuste, però leggi devono sempre esistere.
perché comunque anche una associazione di ladri non funziona se poi i ladri si interrompono tra di loro. Ci sono delle leggi che devono essere comunque osservate. E giustamente disse appunto Socrate a questo parallelismo di per giustizia e legge che non sussiste, disse che bisognava cercare, ma non nessuno ci è mai riuscito finora, il dibattito filosofico è ancora aperto, bisognava cercare un principio di giustizia che fosse superiore, che precedesse la legge. Per cui la legge poi, uniformandosi a questo principio di giustizia, poteva essere eventualmente ritenuta giusta. Questa teoria naturalmente è una teoria sviluppata, ma è una teoria che poi in effetti non ha avuto pratica attuazione, che è quasi impossibile attuazione, ricercare quale fosse questo principio di giustizia superiore o addirittura che preceda la legge. Comunque, nel concetto attuale, diciamo più moderno, il principio di legalità al quale possiamo riferirci, sorge dalla rivoluzione francese, nel 1789, quando poi in effetti si riuscì con la rivoluzione ad abbattere il cosiddetto ancien regime, cioè il regime autoritario che c'era prima con i monarchi assoluti, per cui comandavano loro, non c'era Parlamento, non c'era popolo che potesse dire la propria, i magistrati erano soltanto dei funzionari del re che dovevano soltanto applicare la legge in modo addirittura arbitrario, perché fosse corrispondente logicamente alla volontà del re. Con la rivoluzione francese possiamo cominciare a parlare di principio di legalità nel senso moderno del termine, nel senso attualmente accettato, cioè in sostanza che significa praticamente che la legge che viene poi formata nei regimi, diciamo, delle società moderne democratiche, viene formata dal popolo attraverso i parlamenti, attraverso i legislatori, deve essere comunque osservata. Questo è il principio moderno al quale possiamo oggi fare riferimento, anche se naturalmente non è purtroppo sempre attuato, ma è quello che ha dato origine al concetto moderno di legalità. Un riferimento anche particolare che riguarda la nostra zona, possiamo dire un po' anche con un po' di orgoglio, che già nel 1774 il ministro borbonico, il primo ministro Bernardo Tanucci, praticamente fece approvare una legge in virtù della quale per la prima volta i magistrati dovevano motivare le loro sentenze, altrimenti avere un giudizio arbitrario che non sapeva per quale motivo era stato deciso in un certo modo. La motivazione addirittura sorse a quello, perché sorse qui. E possiamo anche ricordare un altro riferimento al filosofo Gaetano Finangetti, che a Foggia c'è un istituto tecnico intitolato a Gaetano Finangetti, padre del famoso generale Carlo Finangetti, generale napoletano. E Gaetano Finangetti diceva proprio questo, cioè in sostanza lui ebbe vita molto breve, morì a poco più prima di 40 anni, e iniziò una grande opera rimasta incompiuta, erano 7 volumi da lui previsti, riuscì a fare appena 5, La scienza della legislazione. Cioè per la prima volta riuscì a creare, poi tutto si sviluppò nei decenni successivi, un corpus juris unico che fosse un codice, ecco, generale, che prima non esisteva, al quale appunto i magistrati dovevano adeguarsi, nei principi generali delle materie fondamentali dell'epoca, che possono anche essere materie attuali, civile, penale, lavoro e famiglia. Questo è un riferimento importante, perché la Finangetti comunque è certamente un nostro, diciamo, conterraneo, ovviamente all'epoca del 1700, quando poi visse. Ho fatto questo breve, insomma, escursus storico molto, molto, molto rapido, naturalmente, e potremmo dire che oggi questo principio certamente è un principio fondamentale nella vita di tutti, nella quale dobbiamo certamente uniformarci. Ma che significa? Non è che significa soltanto il principio di legalità, che le leggi devono essere osservate, insomma, dai cittadini normali, quali siamo noi tutti quanti insieme. Le leggi vanno osservate anche dallo Stato e dai rappresentanti dello Stato. Quindi la visione è speculare, cioè anche i pubblici amministratori, e qui mi riferisco naturalmente alla politica locale, anche i pubblici amministratori, i pubblici dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono per primo rispettare la legge, non diciamo porsi in posizione antitetica nei confronti del cittadino. Devono anzi spianare, se possibile, la strada al cittadino, tenendo conto che comunque il pubblico rappresentante della pubblica amministrazione è al servizio del cittadino. Non è che deve essere un oppressore come magari era appunto anticamente. Quindi questa visione speculare è fondamentale, pubblici amministratori, i dipendenti anche delle pubbliche amministrazioni, province, regioni, comuni, regioni e quindi anche Stato,
devono essere per primi loro ad osservare le vicende climatiche amministrative. Perché qui poi sappiamo un po' tutti, soprattutto da alcune parti del sud, non forse non tanto qui, ma forse nel profondo sud, ancora di più, quando ci sta un problema da risolvere di carattere amministrativo, un'autorizzazione, ma chi è che sta là? Io conosco a quello, il funzionario, ma tu conosci, ne stavo pure che riesce a raggiungere, non ci devo parlare, perché tutti stiamo cercando di girare intorno per raggiungere poi quei risultati che dovrebbe invece essere raggiunti in maniera regolare da parte di tutti, senza preferenza, ma senza nemmeno anche angariare appunto eventualmente i cittadini in questione, cioè, giustamente un po' subordinati. E quindi qua mi riferisco nei piccoli comuni, piccoli grandi comuni, a tantissimi problemi globali, quali possono essere le famose concessioni edilizie, le famose licenze amministrative, licenze commerciali e quant'altro. Tutti devono osservare le leggi da una parte e dall'altra, i cittadini e i pubblici amministratori. Quindi anche occorrerebbe in alcuni casi, logicamente che siano fatti dei corsi, certamente lo Stato sta già provvedendo a questo, ma qualcosa si fa ancora di più. Perché il pubblico amministratore, il dipendente della pubblica amministrazione deve essere innanzitutto preparato, e questo naturalmente è possibile raggiungere con lo sforzo che deve essere fatto in questi, in questi, in questi ambiti. Ora, qualcosa anche di importante potrei anche aggiungere, senza naturalmente ancora farvi perdere molto tempo, perché certamente poi la vostra attenzione comunque tende sicuramente a scemare, poi non vorrei anche tagliarmi ulteriormente. Potrei dire con qualcosa in sostanza che potrebbe essere anche uno spunto di riflessione, potrebbe essere anche utile eventualmente in questa attuale campagna elettorale in genere, comunque che riguarda poi non soltanto questo comunque, ma anche altri. Non è una mia idea, in effetti io l'ho letta e quindi ve la riporto, in effetti potrebbe essere anche utile in tutte le pubbliche amministrazioni. Mi riferisco a questa figura che è stata istituita per la prima volta nel 2003, se non ricordo male, comunque in quell'epoca, nella città di Amsterdam. Cioè, in sostanza, dove io mi sono trovata adesso, ancora prima di quell'epoca, quando la notte, soprattutto il sabato e la domenica, questo va anche a Londra per esempio, in cui c'era nelle zone centrali della città un caos incredibile, quasi come se fosse uno stato di guerra, quindi c'erano tutti ragazzi, gruppi di tipi che si toccavano, lordavano, buttavano per terra dopo essersi ubriacati, logicamente bottiglie varie e compagnia bella. E quindi a un certo punto mi ricordo proprio ad Amsterdam, verso mezzanotte l'una intervenne la polizia circondando la piazza centrale della città di Town e irrorando questi ragazzi con getti violentissimi di acqua gelata attraverso logicamente i mezzi della deputazione della polizia. Si pensò allora a quell'epoca di istituire una figura che potrebbe essere utile dovunque, e cioè quella del cosiddetto sindaco della notte, un borgomastro per loro, normalmente per noi potrebbe essere un assessore, insomma, che potrebbe anche essere un po' qualcosa, l'ha fatto anche l'attuale presidente della regione Campania, il presidente Deluco, quando era sindaco a Salerno, che se ne andava girando la notte alle 2-3 di notte con un paio di giovani appresso per cercare di dare un po' di ordine e intervenire nei casi in cui riteneva ciò fosse opportuno. Questa figura di sindaco della notte si è poi estesa in alcune grandi città, Parigi, Londra, Tolosa e Zurigo. E attualmente, proprio in questo mese, c'è stato ad Amsterdam un grosso convegno internazionale su questo problema, perché è un problema certamente comune a tutti. In Italia, per quanto mi risulta, soltanto il sindaco di Firenze, Nardella, quello che è succeduto a Matteo Renzi, ha introdotto questa figura di assessore che si interessa dei problemi relativi alla notte. E poi c'è nel programma previsto da alcuni sindaci, per esempio da quello di Milano, cioè da aspiranti sindaci di Milano e di Torino, questa figura. In sostanza si tratta di, appunto, o del sindaco in prima persona se ritiene di poterlo fare, o di un vice sindaco, di un assessore a quale dare deleghe. Perché il problema della regolamentazione della notte è certamente molto molto importante anche nei paesi diciamo come questi, non molto grandi, che hanno questo problema però in estate. Questo è fondamentale, perché in estate c'è tutto cambia, qui arrivano decine di migliaia di persone, c'è un po' di disordine, non solo qui ma ovunque naturalmente, quindi questo potrebbe essere utile, uno spunto di riflessione.
riflessione, perché questo assessore, questo sindaco dell'Alto, dovrebbe interessarsi di, con poteri logicamente legati dal sindaco, di poter dare ordine a tutte le manifestazioni, tutte le cose che accadono nel campo della notte, perché la notte poi in effetti è un mix di affari anche, oltre che di eventualmente a volte un po' di confusione, ma anche di affari, anche certamente di soldi girano, perché i ragazzi, i giovani, le persone adulte comunque acquistano gelati, girano, comprano cose, insomma in effetti partecipano alle manifestazioni serali che si fanno sempre, quindi logicamente mi riferisco per esempio non so, al karaoke, a tante altre cose. Tutto questo però potrebbe a volte essere in contrasto con chi per esempio, come diceva giustamente anche il collega Giulio, con cui invece qualcuno che vuole a certo che sta un po' tranquillo, non sentire la musica ad altissimo regime. Quindi questo è un aspetto, uno spunto di riflessione che potrebbe anche essere preso logicamente qui o anche in altri comuni. Beh, aggiungerei anche un'altra cosa, sempre sul profilo della legalità, che in effetti poi in sostanza l'osservanza delle leggi, è vero, tutti dobbiamo farlo, però non è che deve esserci per forza, questa è la civiltà, ovviamente deve arrivare un po' dovunque, stiamo facendo moltissimi passi avanti anche qui. Cioè non è che ci deve essere sempre per forza il carabiniere, il poliziotto o il vigile urbano che deve sorvegliare, che deve intervenire in caso di violazione, perché deve essere un senso civico, cioè tutti i cittadini qui, la scuola ha una funzione importantissima per la formazione di questa cultura civica, cioè in effetti bisogna osservare le leggi tutte in genere, non perché appunto siano obbligatorie o perché ci sia sempre il carabiniere presente che possa intervenire o il magistrato. Quella è la funzione repressiva, ci deve essere sempre, ma l'importante è che nello spirito, nella coscienza di ciascuno, bisogna avere la coscienza di osservare la legge anche più sciocca, anche più stupida, la circolazione stradale, per dire la cosa più semplice, insomma, in sostanza. Io per esempio ogni anno, già da parecchi anni, trascorro qualche giorno del mese di settembre, una settimana a Merano, in Alto Adige. Beh, allora io lì praticamente vedo sempre al massimo un paio di carabinieri che circolano nella via principale, che è la via dei Portici, che peraltro per parlare di lingua tedesca, quindi è una cosa completamente poca, è strana, comunque così, perché sono di lingua tedesca, e basta. Cioè io vigili urbani non l'ho visto, non conosco qual è la divisa dei vigili urbani di Merano, non lo so, praticamente staranno altrove, saranno negli uffici, faranno servizi molto più importanti, ma il divieto di sosta, l'attraversamento col rosso, che ne so, fermarsi davanti alle strisce pedonali per far attraversare il vedo, è un fatto normale, normalissimo, non c'è bisogno assolutamente che ci sia di vigili urbani, che ripeto io non ho mai visto. Questo significa che il senso di civiltà lì è altissimo. Stiamo facendo molti passi avanti, anche qui al sud, anche qui a Scavo, devo riconoscere con grande piacere per la verità. Questo non c'è dubbio, però è una strada che occorre ancora percorrere, è una strada lunga, una strada difficile, ma una strada che porterà poi a dei risultati veramente, veramente soddisfacenti, di quali tutti dovremmo essere contenti e soddisfatti. Non voglio raccontare altro, già parecchio tempo che è trascorso, e quindi penso che posso certamente avviarmi alla conclusione, ringraziando ovviamente, ripeto ancora una volta, gli organizzatori, augurando con il successo all'amico Maurizio Fanconi, e ringraziando voi tutti per la vostra attenzione e la vostra cortesia. Maurizio, guarda, come dire, non mi piace essere il sindaco della notte, perché nell'immaginario comune fare vita di notte, insomma, non appartiene, voglio dire, all'uomo che deve essere ad esempio alle persone, perché non è molto etico. Però ovviamente, siccome non sono stupido, capisco perfettamente quello che tu intendevi e ovviamente ci attrezzeremo anche in questo. Io, come dire, prima di iniziare il mio intervento, voglio dirvi questo, perché è una soddisfazione che provo e che vi devo manifestare. Quando scegliamo la location, ovviamente la sede istituzionale doveva essere una scelta d'obbligo, eravamo indecisi fra il comune di Vinturno e il liceo scientifico. Il comune di Vinturno, come dire, c'era una sala consigliera molto bella, però piccolina. Facemmo questo azzardo,
anche per la disponibilità che con i freschi che mi lega un rapporto di sentita e profonda amicizia, era quello di insomma, puntare sul liceo scientifico di Maria di Turno, ma anche per il significato che il liceo insomma, può dare alle prossime generazioni. La difficoltà qual era per noi organizzatori? La paura qual era? Che magari l'evento non fosse partecipato. Ecco, la soddisfazione mia è proprio questa, una sala così grande, vedere tante persone a un convegno su una materia, insomma, parliamoci chiaro, molto delicata, perché non tutti i cittadini capiscono la questione della legalità e della libertà, perché pensano, dicevo, questo devo offendere il mio senso civico, perché sono legale, illegale. Non è questo il messaggio che noi vogliamo dare. La comunità, voglio dire, di turno, devo dire che sostanzialmente rispetta le regole, però, come dire, un sito moderno vuole come dire, regalare una città sicura ai propri cittadini e prendere lo spunto dell'intervento proprio da tutta una serie di riflessioni che faceva l'amico Eugenio per quello che deve fare il sito. È proprio questo, perché tutti si è inventato sulla questione della legalità. Perché ritengo che il sindaco, voglio dire, debba dare un'impronta, deve dare delle proprie regole al proprio paese. È una legalità, guardate, io non vorrei parlare tanto della macrocriminalità o della microcriminalità, perché per quanto riguarda la macrocriminalità, che pure è un argomento che ogni tanto avvertiamo, a parte nel nostro territorio, ma nei territori limitrofi, con una serie di attentati che pure ci sono stati, e quindi io ritengo che l'istituzione, il rappresentante dell'istituzione come quella comunale deve sempre alzare il livello d'attenzione verso questi fenomeni. Io ero un giovane apprendista politico nel 1980, quando il partito all'epoca di appartenenza organizzò un convegno qui a Scala, non so se lo ricordate, appunto sulla questione della criminalità. Eravamo a Cinema New York, una serie che adesso non c'è più come serie di spettacolo, e lì facemmo questa sorta di convegno. Io penso che non è entrato nel costume e nella cultura del nostro territorio la macrocriminalità, però alzare il livello d'attenzione sta a significare che noi sicuramente dovremmo dare un grosso contributo affinché non annidi mai nella nostra realtà territoriale. E anche per quanto riguarda la microcriminalità, io penso che noi dobbiamo prevenire tutta una serie di reati che bene o male il nostro territorio è pure interessato, e quindi alzare il livello di sorveglianza anche con sistemi di sicurezza moderni, telecamere e altro, che voglio dire, un'amministrazione, in particolar modo il sindaco, deve garantire. E allora, per ritornare al discorso della legalità, un sindaco che cosa può fare? Beh, io penso che l'amico Salvatore Ronchi l'ha detto in primis, la guida politica sicuramente è fondamentale perché l'amministrazione abbia una propria impronta, perché se abbiamo una guida politica capace, esperta, ovviamente tutti quanti si adeguano a un tipo di modo di amministrare il comune in maniera insomma trasparente e esemplare. Se la guida è debole, è sciarpa, è trasandata, non è competente, ovviamente avremo delle sorprese immaginabili per il nostro territorio. E allora, come diceva Maurizio Capo, la cosa principale è infondere un, come dire, un contributo professionale, a cominciare dai dipendenti comunali, perché sono quelli i baluardi principali di un modo di operare che comporti, voglio dire, correttezza nel loro modo di fare. E io, al di là della questione della legge sull'anticorruzione, che voi conoscete sicuramente, che comporta, voglio dire, dà delle direttive anche ai pubblici dipendenti per come devono gestire un atto amministrativo, ma ritengo che il rispetto della corruzione, la trasparenza siano elementi fondamentali per garantire quel rapporto amministratori-cittadini per arrivare a un comune
migliore. Ecco, io penso che bisogna partire da lì, bisogna partire dalla macchina amministrativa, perché se vogliamo essere competitivi, se vogliamo essere un comune affidabile, un comune come dire, da scegliere per una convivenza, dobbiamo partire dalla macchina amministrativa. E dobbiamo evitare questi percorsi, voglio dire, queste scorciatoie di cui parlava Maurizio, perché effettivamente a volte nella gestione di una pratica uno pensa sempre di scegliere le scorciatoie. Se effettivamente noi mettiamo, allestiamo un comune all'altezza del proprio compito, non c'è bisogno di scorciatoie, perché tutti quanti sanno che rispetto a un diritto ci deve stare una risposta certa. I campi sui quali un sito amministrazione sui quali intervenire, quali sono? Beh, io penso principalmente, come sollecitava pure la Lega Eugenio, quello del commercio. In primis c'ha, come dire, un indotto illegale di un fatturato di enorme proporzioni. Un'amministrazione seria fa rispettare le proprie regole anche nel campo commerciale, perché non è giusto, voglio dire, che gli illegali, voglio dire, giocano principalmente sulla pelle dei commercianti onesti. È una cosa di cui veramente io non penso che faccia piacere al decoro di questa città vedere quei carrettini che camminano sulla battigia durante il periodo estivo, con tutte le problematiche, voglio dire, conseguenti a questo tipo di spettacolo, sia in ordine al loro essere di persone che secondo me sono più animali, perché sono veramente dei carrettini che sono completamente pieni di tutti oggetti vari, ma mettono, voglio dire, anche a rischio quella che è l'incomunità delle persone, perché non avendo visibilità, visualità, rischiano effettivamente di provocare dei danni delle persone. È uno spettacolo indecente, almeno questa dei carrettini, e in particolar modo, voglio dire, e in generale quello del commercio abusivo, che non deve albergare in una maniera più assoluta nel nostro territorio, perché la cosa sulla quale noi vogliamo puntare è la legalità, ma anche il decoro della nostra città. Io vorrei che le persone, i turisti, ci vedessero nel nostro territorio, proprio perché, voglio dire, offriamo una città, un'immagine un po' diversa, un po' più pulita, un po' più, come dire, accogliente e un po' più ammirevole. Un altro campo dove il sindaco può definire è sicuramente quello del campo urbanistico. Io sto qui in compagnia di due magistrati, io faccio l'avvocato, ho difeso, voglio dire, diverse persone accusate del reato di abuso di edilizio. Non esiste nella magistratura, nella giurisprudenza consolidata, il desimente dell'abusivismo per necessità. Io non ho visto nessuna sentenza, ma nessuno è stato assolto per necessità. Quindi i cittadini devono capire perfettamente che, voglio dire, avventurarsi in queste sorte di libertà edilizie hanno tutta una serie di conseguenze che un sindaco, ma per rispetto del territorio, deve far rispettare. Abbiamo qui un vigile che adesso sta in pensione e mi dispiace, perché è stato effettivamente una persona esemplare nell'estremamento del suo servizio applicato in questo settore delicatissimo, che è quello, voglio dire, del controllo dell'urbanistica. Ha rischiato anche sulla loro pelle, sulla sua pelle, perché quando effettivamente uno deve fare la baluardo per rispetto delle regole, poi, voglio dire, va incontro anche a questi episodi dispiacenti. È un'amministrazione seria, io mi auguro che è stato dato tutta la massima solidarietà, ma un'amministrazione seria ci deve mettere la faccia per quanto riguarda questi interventi, e se interviene il vigile urbano è come se intervenisse l'amministrazione, cioè lì la responsabilità del rispetto delle regole non è del vigile urbano che segue un compito, ma è dell'amministrazione che dà certe regole. Io, credetemi, non voglio fare il sindaco sceriffo, a me non piace, non so di Luca che cosa faceva, a me il sindaco sceriffo non piace, c'era più di qualche amministratore che come dire, non solo andava scovando gli abusivi in tutti i vari settori, ma poi come dire, si arrogava di un compito che non aveva. Io questo non lo voglio fare, io penso che noi dobbiamo uscire con i rigori, l'amministrazione deve dare delle indicazioni nette e chiare, e poi chi è addetto al controllo deve eseguire. Però alla base di tutto
c'è, voglio dire, una comunità che deve capire che le certe situazioni devono essere completamente cambiate e devono essere rispettate quelle che sono le regole per un rispetto, voglio dire, principalmente di quello che è il nostro territorio. Al primo punto del mio programma c'è proprio la variante generale al piano regolatore, proprio perché non vogliamo dare alibi a nessuno, vogliamo codificare delle regole che vanno a gestire il nostro territorio. Chi ha la possibilità di costruire, dobbiamo dare, specialmente a quelle persone che hanno necessità di realizzare il loro sogno costruendo una casa per un futuro in ordine alla creazione di una famiglia, con questa possibilità non la vogliamo dare, ecco, noi vogliamo appunto dare queste regole per consentire a tutti, voglio dire, di approfittare delle regole, ma sempre nell'ambito del rispetto delle regole. Un'altra questione sulla quale il sindaco, secondo me, può essere incisivo nell'azione amministrativa è sicuramente quella del rispetto del verde e dell'ambiente. Non sapete quante volte l'amico Maurizio mi frusta dicendo: voi siete inerti, siete passivi, siete apatici nel non difendere il vostro territorio, perché noi, specialmente l'estate, quasi tutte le mattine ci abbiamo un saluto da parte, voglio dire, di un comune di Idrofo che viene a scaricare i suoi impianti qui nel nostro territorio. Io penso che questo noi non possiamo più tollerare, cioè noi dobbiamo mettere in campo una serie di iniziative non solo di carattere politico ma anche qui di ordine penale, perché effettivamente noi abbiamo un depuratore che garantisce lo smaltimento dei liquami della nostra città, e non so perché ci dobbiamo prendere i liquami di una città limitrofa come quella di Foggia. Questo non possiamo più tollerare in una maniera più assoluta. Se loro hanno costruito un depuratore non adeguato a quella che è la loro utenza, è un problema che deve risolvere loro, la Palatina, ma non è che noi ci dobbiamo sopportare gli scarichi di questi liquami. E se la situazione è migliorata, non è migliorata perché c'è una milizia di carattere politico-amministrativa, è migliorata perché evidentemente l'utenza è scemata, è scesa, e quindi questo fenomeno un po' più gigante non ce l'avvertiamo. Ma noi non possiamo affidarci al caso, noi ci dobbiamo affidare alle regole, e la regola principale è quella di rispettare le persone, il proprio territorio, ma anche rispettando i vicini, perché i vicini sicuramente non saranno più inerti, non saranno più passivi nel constatare questi limiti fenomeni. Questo è un impegno che io prenderò qui, ma al di là di quello che sarà l'esito delle votazioni, sicuramente un ruolo di primo piano ovviamente gli dà maggiore forza per combattere questi fenomeni, ma lo farò valere in tutte le salse, anche da semplice consigliere comunale. E non mi frega niente dell'opportunità, purtroppo, caro Maurizio, devo fare questa confidenza che non è piacevole, ma devo fare. A volte, per questione di opportunità, questi tipi di problematiche non vengono sollevate, non viene dato il giusto ego. Non vengono date queste domande, vengono sollevate specialmente, insomma, il nostro restante, che l'estate, perché ovviamente l'immagine della città, perché l'amministratore deve sempre salvaguardare quella che è l'immagine della città. Però voglio dire, adesso non me ne frega niente, noi siamo stufi, siamo veramente scocciati di questa situazione. È inconcepibile che nel terzo millennio ancora assistiamo a questi tipi di fenomeni. Beh, guardate, una questione che mi sta a cuore, e io non vorrei mai diventare sintomo per quello che sto constatando. Veramente più di qualcuno me l'è venuto a dire. Questo non è che stiamo nel campo del mal costume, questo stiamo proprio nel campo dell'illegalità. Cioè, è inconcepibile che un sindaco, per farsi campagna elettorale, va commettendo posti di lavoro, approfittando anche del ruolo istituzionale che lui ha. Al di là di questo che mi hanno detto, io ho un scontro diretto con questa situazione. Una persona mi ha chiamato dicendo che la figlia si è candidata perché il marito è senza lavoro, e quindi c'è questa promessa in atto, e quindi ha ascoltato questa promessa. E io ho detto: guarda, di fronte a queste situazioni mi hanno soltanto che ci siano le conseguenze di scontri positivi, perché altrimenti questa è una politica da mascalzone che non fa far fine. Io voglio perdere, voglio dire, le votazioni, ma non mi voglio caratterizzare in una maniera più assoluta promettendo posti di lavoro, promettendo altre cose. Io capisco anche gli aspetti pragmatici,
ma sicuramente non è questo l'aspetto pragmatico di Piacentini. L'aspetto pragmatico è quello di considerare le stanze, i problemi che magari qualche cittadino può avere, e la sensibilità del politico è quella di, non dico di risolvere, mi auguro che si possa risolvere, ma quantomeno di poterla fondeggiare, dare le risposte, dare la disponibilità. Ma quando andiamo in questo campo qui, ci muoviamo in questo campo qui, è un tipo di po' di farfallina che non mi appartiene, perché qui effettivamente andiamo nel campo che i due magistrati non possono insegnare nel punto di scambio e non nella, voglio dire, disponibilità politica che solitamente si dà quando uno ha un certo problema. Ecco, come vedete, noi ci vogliamo caratterizzare in maniera differente e questo, voglio dire, faremo. L'amico Eugenio ha toccato un tasto che ci sta molto a cuore. È un settore, oltretutto un mio caro amico Luca Salvatore, che ha anche gestito quello che dice insieme. Stavamo allestendo un nuovo bando di gara perché il comune di Turno si mettesse alla pari di comuni più avanzati. È inconcepibile, vuol dire, constatare che il comune di San Cosimo, il comune di Castelforte faccia la differenziata e il comune di Turno ancora non decolla questo tipo di settore. E con tutto quello che ne consegue, perché c'è chi c'è una legalità qui, c'entra perché poi tutti i cittadini si sentono legittimati a scaricare dove vogliono, a buttare in differenziata nella differenziata e con tutta anche una serie di indagini che poi ci sono state che hanno riguardato la nostra amministrazione. Peccato che la giunta Graziano, per dire, ispirata prima del tempo, l'amico Luca Salvatore non ha potuto portare a completamento quello che era il suo compito. In ogni caso il commissario Prevettizio ci sta mettendo mano, mi auguro che questa gara d'appalto decolli al più presto, venga assegnata, voglio dire, aggiudicata questa gara, e io sono sicuro che il comune di Turno, al di là della prima fase di transizione, che pure ovviamente è una questione anche culturale dei cittadini abituarsi al nuovo modo, voglio dire, di fronteggiare quelli che sono i rifiuti, poi va a regime e quindi anche noi porteremo il livello della differenziata in maniera tale che noi veniamo accreditati, veniamo indicati come comune virtuoso, come comune, voglio dire, moderno, come comune civico. Ecco, noi su questo lavoreremo e questa fase di transizione, l'amico Luca Salvatore oltretutto si era anche programmato tutta una serie di iniziative da portare principalmente alla scuola, perché per sensibilizzare i giovani a questo nuovo modo di avere questo rapporto diverso con i rifiuti, ha ottenuto un finanziamento significativo che mi auguro veda la luce al più presto, quello di un potenziamento nelle more della gara di una raccolta differenziata molto più spinta con la dotazione in fondo al comune tra serie di mezzi e risorse umane, e mi auguro che insomma questo avvenga al più presto. Senza trascurare quelli che sono, voglio dire, gli argomenti anche, diciamo, più quotidiani nella vita dell'amministrazione. Ecco, nel campo stradale io penso che un'amministrazione seria, un sindaco, voglio dire, che ami la propria città, deve infondere quei principi di sicurezza. Lui faceva riferimento alla questione del casco. Sicuramente il casco non è l'invenzione di un psicopatico. Il casco è stata una grande invenzione per salvaguardare quella che è l'incolumità dei guidatori. Ma al di là di questo aspetto qui, i vigili dovranno essere sicuramente molto attenti e controllare il territorio in maniera molto più assidua rispetto a quello che fanno adesso, pur tenendo in considerazione, cari amici, che l'organico del vigile urbano e comune di Turno non è che sia di quelli adeguati a quella che è la realtà del nostro territorio. Diciamocelo francamente, sono quattro gatti e quello che possono dare tanto. Io penso che si può organizzare meglio il servizio, si possono fare le scelte anche di carattere politico, come per esempio quella dell'urbanistica, che è un settore dove non vanno tutti gli occhi, come quella del commercio, ma anche per quanto riguarda la questione dell'educazione stradale, a cominciare dal rispetto delle regole, ma non solo nel campo della guida senza casco, ma ritengo anche per quanto riguarda un'armonia di carattere territoriale per alcune situazioni veramente intollerabili, come quelli di alcuni parcheggi, voglio dire, strani
che offendono, voglio dire, anche la dignità delle persone, ecco, sotto questo aspetto qui dovremmo essere più, sicuramente più presenti. Io ritengo che un comune serio debba evitare che nel periodo estivo, con tutte le concessioni che si possono dare agli eventi, alle organizzazioni dal punto di vista dell'intrattenimento, della musica, però non devo mai offendere e disturbare quello che è la questione del riposo e la quiete delle persone. L'amico Eugenio ha fatto riferimento a una questione specifica che, insomma, io capisco perché conosco bene la problematica. Ebbene, anche in questo campo qui, per quanto riguarda gli orari, i locali, bisogna dare delle regole certe, bisogna intervenire su, voglio dire, i locali che fanno intrattenimento musicale dando degli orari. Il piano acustico, mi dispiace dirlo, quando io ero assessore all'urbanistica, è una consulenza propedeutica, quella che era la grande generale, piano regolatore. Io chiedo l'incarico, poi purtroppo l'amministrazione che è venuta dopo l'ha revocato per una situazione scellerata, ma questo non è il campo di approfondire questi aspetti qui. Ecco, ma al di là di questo, io penso che le prime regole ce le possiamo dare, come possiamo dirci in maniera molto chiara che l'area 16 non può essere, vuol dire, l'attrazione di tutte le scimmiacce che possono capitare in questo territorio, a cominciare dal mercato serale ambulante senza regole. Diciamo che è stata fatta qualche cosa in più in ordine all'attacco elettrico rispetto a quei generatori che disturbavano la rete, ma anche lì bisogna dare sicuramente degli orari per quanto riguarda l'apertura del loro mercato. Fermo restando che io sono dell'idea, come lo era una vecchia funzionaria del comune di Durba addetta al settore commercio, che da lì se ne devono andare gli ambulanti. Come da lì se ne devono andare tutti gli spettacoli che possono, voglio dire, possono allestirsi e troppo, voglio dire, sebbene l'area, voglio dire, sia accogliente per una questione di spaziosità, di spazio e anche di centralità, perché stiamo in una zona baricentrica del lungomare, però non è questa baricentrica di tutti gli spettacoli. Lì va sicuramente disciplinato, regolamentato, che alcuni spettacoli ci possono stare, ma spettacoli che intanto non offendono né il riposo delle persone né il decoro della città. Abbiamo molto da fare, ci dobbiamo impegnare, dobbiamo accorciarci le maniche. Questi sono uno dei campi sui quali io intendo intervenire. Ovviamente ci sono altri campi altrettanto interessanti sui quali io metterò mano, però voglio dire, la fortuna che ho, cari amici, che nella mia squadra ci sono persone molto valide, e quello che mi fa piacere è che ci sono delle donne veramente determinate, come dire, incisive, oltretutto non le manca nemmeno l'esperienza professionale che si porta dietro, essendo delle colleghe, ecco, stando in buona compagnia, in buonissima compagnia, ma principalmente con l'aiuto di quanti voi, io sono sicuro che noi potremo offrire un comune diverso non solo ai nostri cittadini, ma a tutte quelle persone che sceglieranno il comune di turno e le loro ragazze. Grazie.